Presentiamo oggi la carabina Strasser, l'RS05, una carabina di moderna concezione che noi importiamo e commercializziamo per l'Italia. Intanto possiamo osservare il cannocchiale che è molto basso sull'arma e questo rende molto più facile e veloce l'acquisizione e il tiro. Ha un attacco ad incastro dedicato che si stacca molto facilmente dalla sua sede. Poi possiamo notare la sicura che viene inserita con questo pulsante. Per disinserirla basta azionarla verso l'alto. Il funzionamento è straight pull, cioè tiro indietro e spingo in avanti per caricare. Poi possiamo procedere con lo smontaggio dell'otturatore e notiamo, adesso aprendole, le testine, i quattro tenoni massicci in acciaio ad alta resistenza che vanno a chiudere nella camera di cartuccia. Un'ulteriore cosa interessante è data dal fatto che la sicurezza è imperniata direttamente sul corpo otturatore e questo facilita sia la sicurezza stessa dell'arma che la costruzione di tutto. Ecco, procediamo ora con l'estrazione del caricatore. Per togliere il caricatore si premono due pulsanti contemporaneamente e il caricatore stesso cade nel palmo della mano, evitando così di poter avere una caduta accidentale. Procediamo poi con l'estrazione del gruppo di scatto. Si preme questo pulsante che consente di estrarre lo scatto dalla parte inferiore del fucile. Lo scatto è regolabile a mano su tre posizioni: pesante, medio e leggero. Tre posizioni a mano, come abbiamo detto. In più c'è lo stecker alla francese che ci porta il peso di scatto a 300 grammi indifferentemente dal peso di scatto precedentemente come sopra regolato. A questo punto ci rimane solo la sostituzione della canna, che avviene in questo modo. Estraggo la maglietta, tolgo la stina, all'interno della stina è alloggiata la chiave a brugola che consente lo smontaggio della canna. Tramite la rotazione appunto della chiave scarico la pressione del maricotto idraulico che mi consente di togliere la canna. A questo punto posso procedere con la sostituzione di una qualsiasi altra canna in qualsiasi calibro di quelli disponibili. Prendo appunto l'altra canna, la inserisco di nuovo nella carcassa, ripeto l'operazione inversa caricando la pompa oleodinamica che fa lavorare il manicotto idraulico e serra in maniera eccellente la canna, rimetto la chiave a brugola nella sua sede, nel suo alloggiamento, nella stina, procedo rimontando la stina e serrandola nella sua sede. La maglietta portacinghia la metto nella sua posizione appunto originaria, rimetto il caricatore nel suo alloggiamento, il pacchetto di scatto lo reinserisco nella sua sede semplicemente a pressione, inserisco poi l'otturatore nell'arma con un semplice movimento. A questo punto attacco il cannocchiale di mira e l'arma è pronta al fuoco.